Salve a tutti e ben ritornati a Uno Sguardo alle Stelle. Vediamo un po' come si muoveranno i pianeti con questa luna d'aria e questo Marte di fuoco. Favoritissimi gli incontri, le scintille sono garantite per metà della ruota zodiacale, ma vediamo un po'. Ariete, il vostro cielo è decisamente ad una svolta, la luna in opposizione non sarà una luna particolarmente perniciosa a livello emotivo, però metterà sul piatto tutta una serie di evidenze che oramai non possono essere più trascurate. Finalmente siete vicini alla soluzione di un problema, anche se i mezzi che avete utilizzato non saranno troppo ortodossi. Toro. Il vostro cielo promette benissimo, ma dovete un po' tenervi forte per superare un periodo decisamente tumultuoso. La vostra idea è vincente, non fatevi assalire dai dubbi. La vostra grande capacità è quella di addensare il pulviscolo cosmico in un grande pianeta. Sono sicuro riuscirete a creare la gravità del vostro nuovo astro. Gemelli, il vostro cielo riesce assolutamente a brillare in campo sociale. Si intreccia una nuova storia d'amore, personaggi un po' strani, novità sociali, un po' complesse e variegate. Dovete semplicemente scegliere che tipo di persona desiderate, che tipo di amore volete e tutto vi sarà concesso. Il cielo con voi è particolarmente generoso. Cancro. Il vostro cielo è un po' infuocato da un Marte abbastanza agguerrito. Vi capiterà forse di dovervi destreggiare al lavoro per affermare i vostri diritti e anche in amore per farvi capire un po' meglio dal partner. Niente di nuovo fondamentalmente, però la differenza la farà il vostro pio, il vostro puntiglio nell'affrontare le cose. Non vacillate, non sentitevi deboli e vedrete che tutto andrà per il meglio. Leone. Il vostro cielo è un po' infuocato dagli strali di Marte. Siete di nuovo un po' sul chi va là, un po' più aggressivi del solito. Ricordate che le stelle vi hanno fatto monito più volte in questo periodo di tenere a bada la vostra esuberanza. Molto probabilmente sarà con le vostre doti diplomatiche e con tanta calma che riuscirete a sedare delle situazioni delicate e forse un po' pericolose nel mondo lavorativo. Badate bene di contenervi. Vergine. I pianeti veloci vi stanno un po' abbandonando, quindi è un momento di consuntivo di tutto ciò che questa piacevolezza venusiana e solare vi hanno portato. Cercate adesso di costruire bene su quanto le stelle vi hanno restituito e di non fare passi falsi presi dalla paura di perdere qualcuno o qualcosa. In amore le cose possono andare decisamente molto meglio se solo accettate che un passato è finito. Bilancia. Il sole sta per entrare nei vostri gradi, un rinvigorimento sicuramente positivo per voi che da mesi pensate come riorganizzare totalmente la vostra vita. Le scelte forti che vi impaurivano un po' adesso sembreranno un po' più semplici e godrete di supporti notevoli da parte degli altri che caldeggeranno comunque una vostra uscita in un campo lavorativo un po' più finemente configurato a livello professionale e soprattutto in amore con delle scelte che stupiranno un po' le persone che vi conoscono da tempo. Scorpione, il vostro cielo si anima di un movimento a cui non vi potrete sottrarre. Un turbinio di eventi nuovi vi farà avere meno tempo possibile da dedicare all'amore, il che, seppure potrebbe sembrare brutto da dirsi, non è per niente una sofferenza, anzi vi aiuterà a spostare i pensieri, le azioni e l'impiego delle vostre energie verso direzioni sicuramente molto utili e oggettivamente molto interessanti. Sagittario, il vostro cielo propone un pochino di vendetta. Ecco, vedete, voi siete un segno generoso e molto morbido, però ultimamente dovrete un po' riscuotere dei crediti che avete un po' in giro, crediti in termini di fiducia, crediti in termini di aiuto. Dovrete di nuovo ricostituire la compagine di chi vuol collaborare con voi. Avrete un giudizio sereno, ma assolutamente impietoso. Capricorno. Il vostro cielo è un po' agitato, si dovrà correre in questo periodo, ma sicuramente siete al culmine di un exploit lungamente preparato e assolutamente gradito nel suo incedere per tutto ciò che porta come risvolto a livello lavorativo e soprattutto sociale. Ci sono delle novità affaristiche e lavorative che vi possono riguardare, ma vedete di fare una cosa alla volta perché oggettivamente il carico planetario è molto ingente e rischiate di confondervi un po'.
bene tenervi saldi. Acquario, un'impennata sociale d'immagine grazie ad una luna decisamente molto positiva. Oggi riuscirete a convincere tutti a fare quello che volete, ma non solo. Avrete la possibilità in questi giorni di stringere dei patti, dei contratti, di prendere degli accordi molto ma molto vantaggiosi. Siete comunque ancora i beniamini dello zodiaco, tutti per adesso vi vogliono bene, ma cercate di riservarvi un po' di tempo per voi in maniera individuale. Pesci. Il vostro cielo esige ancora delle decisioni importanti, eppure sembrate ancora non essere pronti per dei tagli definitivi. Però qualche passo indietro lo farete come? Vantaggiosamente per voi, avendo la possibilità di meditare e decidere bene quali debbano essere le direzioni da prendere. Guardatevi bene intorno, perché più di una persona vi vuol bene e potreste optare per qualche scelta davvero inaspettata. In bocca al lupo! Grazie per avermi ascoltato, vi rinnovo il nostro settimanale appuntamento con www.mioroscopo.it e ci vediamo su Live Sicilia TV Web.